Parliamo ora del baricentro, che è un altro punto notevole del triangolo, che è il punto d'incontro delle mediane. Baricentro è una parola che deriva dal greco e vuol dire centro del peso. Baros in greco significa peso. Quindi noi adesso consideriamo due mediane, AM, che è relativa al lato BC, e BZ, che è relativa al lato AC, che si intersecano nel punto O. Per quale motivo? Per l'assioma di partizione del piano, perché se consideriamo AM, la retta che contiene i punti A ed M, il punto B e il punto Z si trovano da parti opposte rispetto a questa retta, quindi il segmento che unisce B con Z interseca la retta in un punto che chiamiamo O. Adesso consideriamo il punto medio di AO e lo chiamiamo P, e il punto medio di OB e lo chiamiamo R. Quindi AP congruente a PO e OR congruente ad RB. Congiungiamo adesso Z con M e P con R. Allora, se consideriamo il triangolo ABC, Z e M sono punti medi di due lati, quindi la congiungente di punti medi è parallela al terzo lato e congruente alla sua metà. Quindi ZM parallela da B e ZM congruente da B mezzi. Nel triangolo ABO succede la stessa cosa perché P ed R sono punti medi dei lati AO e BO. Quindi PR parallela da B e PR è congruente ad AB mezzi. Per la proprietà transitiva, quindi abbiamo che ZM è parallela a PR e ZM è congruente a PR. Allora, se uniamo Z con P ed M con R, otteniamo un quadrilatero che è PRMZ, che è un parallelogrammo avendo una coppia di lati paralleli e congruenti. Allora, essendo un parallelogrammo, le diagonali si tagliano scambievolmente a metà, quindi PO è congruente ad OM, OR è congruente ad OZ. E quindi abbiamo dimostrato nella prima parte di questo teorema che due mediane si intersecano in un punto tale che la parte che contiene il vertice è doppia dell'altra. Quindi O è il doppio di OM e BO è il doppio di OZ. Adesso dobbiamo dimostrare che anche la terza mediana passa per O. Allora, ragioniamo ripetendo la dimostrazione con la base BC, con la mediana BZ e con un'altra mediana che tracciamo relativa al lato AB e chiamiamo il punto medio con T. Quindi congiungiamo C con T, però non è detto che passi per O. E quindi vedete che in figura non l'ho fatta passare per O. AT è congruente a TB. Ecco. Però CT e BZ, per la dimostrazione precedente, si incontrano in un punto O' tale che B O' è il doppio di O'Z. Allora, a questo punto tutto sta a dimostrare che il modo di dividere un segmento in tre parti congruenti è unico. Perché se lo dimostro, il punto O' coincide con il punto O. Allora, per dimostrarlo, utilizziamo il teorema del fascio di rette parallele. Considero BZ e devo trovare che il punto O coincide con il punto O'. Da B traccio una semiretta qualsiasi. E su questa semiretta considero tre segmenti congruenti a caso.
questo segmento, facciamo una con le stelline, così non è il simbolo di prima. Ecco, questo punto lo chiamiamo V e congiungiamo V con Z. Da questi punti intermedi traccio le parallele a VZ e quindi otteniamo due punti. Il punto O coincide con il punto primo perché questa parallela è unica per il quinto assioma di Euclide. A questo punto quindi abbiamo che BO è il doppio di OZ. E quindi è unico il punto che divide il segmento in due parti, tali che una è doppia dell'altra. Grazie.